500 mi piace, aspetto i giocatori che mi uccidono in lobby e magari chissà, troviamo quelli fortissimi, troveremo un nuovo membro del team. Se è forte gli facciamo il provino, io ve lo dico. Lascia subito un bel mi piace, ne vedremo sicuramente delle belle. Amico mio, prima di cominciare con il video, io ti invito ad andare nel negozio oggetti di Fortnite e questo lo dovete fare tutti, chiaramente. Tasto supporta un creatore in basso a destra e inserisci adesso. Oh beh, l'unico, solo ed inevitabile codice creatore Joe-X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. Io lo vado a riaggiornare, è fondamentale Joe-X97, perfetto, clicchiamo su, accetta e adesso siamo pronti per battere tutti e fare tantissime vittorie reali. Come avrai sicuramente letto dal titolo, quest'oggi ti mostrerò, però sono troppo piccolo, non va bene. Devo dire che sono cresciuto veramente tanto. Stavo dicendo, ti mostrerò il nuovissimo evento del boss Baby Clombo. Però mi raccomando, prima di cominciare, io ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun video e nessuna mia live ogni giorno alle ore 18 dove giochiamo insieme. Hai capito bene? Quindi iscriviti. Non sto scherzando, ti devi iscrivere, è fondamentale. Bene, 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 però tu dirai, Gio, ma che cavolo fai? Stiamo andando in partita perché voglio fare una challenge. È una challenge in un video dei leak. Voglio provare a fare una vittoria reale mentre ti racconto tutte le news del boss Clombo. Quindi io intanto direi di atterrare in un posto abbastanza tranquillo, come per esempio Tilted Towers. Sì, bene. Atterriamo, lanciamoci, però ti lancio una sfida. Mi avete tutti chiesto di giocare, di portare più gameplay, quindi voglio vedere quanto ti piacciono. 300 mi piace entro le 24 ore. A questo super video informativo gameplay, penso e spero con una bella partita, e ti porterò un mega video in cui provo a fare vittoria reale atterrando solo a pinnacoli e magari giocando con una pistoletta bianca. Senti, non lo so, lascia un bel mi piace, distruggi, detona il tasto dei like. Come al solito, la sfida è, beh, nelle tue e nelle vostre mani e nelle mani di chi? Mie, no, mie di no. Sei tu che devi lasciare un like e magari mandare anche video ai tuoi amichetti. Allora, io ho fatto lo shield, quindi beh, devo dire che ci sono e come vedete ho cominciato con una pistoletta white. Devo dire che andiamo molto bene, a ci despolicchia, come diceva qualcuno. Detto ciò, tu dirai, Gio, ma questo boss Clombo alla fine, questo evento, cosa c'entra, quando sarà? E soprattutto quello che interessa a tutti, come si svolgerà? Oh beh, adesso te lo dico io. Devi sapere che il boss Clombo è un dinosauro gigante, una magica e misteriosa, beh, misteriosa non più di tanto, creatura che è comparsa da poco su Fortnite. Questo boss, io intanto sto facendo un po' di materiali, ha beh, fatto delle uova. Sì, ok, no, non fare conto ai termini, però è così. Ed è nato il Baby Clombo. Il Baby Clombo è un clombo minuscolo, piccino così. Ed è, possiamo chiamarlo un po' il figlio, il pulcino di Baby Clombo. Infatti, dall'immagine che potete trovare, per esempio, su Google Immagini si vede proprio il boss Baby Clombo all'interno dell'ovetto. E sì, proprio come un pulcino. Che cosa bella. Detto ciò, questo boss Baby Clombo, o meglio, beh, ancora non è boss perché boss è suo padre, il signor Clombo. Però questo figlio del boss Baby Clombo farà parte di un mega evento che ci sarà poco prima della season 2 del capitolo 3, che uscirà, vi ricordo, il 19 marzo. Quindi questo boss farà parte di un... Ok, forse sento qualcuno. Di conseguenza Baby Clombo farà parte dell'evento che uscirà il 12 marzo. Dai, vi ho già rivelato la data. Lascia un mi piace e iscriviti al canale perché io sono super in ansia. Ok, mi sparano anche con i cecchini. Cosa succederà? Tu dirai, il 12 marzo. Beh, il boss Baby Clombo deve crescere. Infatti, il 12 marzo si sfiderà. Proprio lotterà con un mostro gigante che dovrebbe essere un dinosauro. E questo sarà l'inizio di tutto l'evento finale. Ok, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Eccolo qui. Dove sei, brutto budino? Io intanto vi invito a guardare anche il mio ping, ho 60 di ping, è una cosa incredibile. Però potrei, volendo, utilizzare queste splash per maxarmi a livello di vita, ma siamo d'accordo? Certo che sì. Vabbè, non c'è. Stavo dicendo, questo Baby Clombo dovrà sfidare un mostro, infatti c'è proprio l'evento che si chiamerà Baby Clombo vs Monster, che sarà un dinosauro gigante, perché questo dinosauro gigante, siccome ha visto la potenza di tutti questi Clombo, vuole spodestarli e vuole prendere il potere su tutta la mappa. Esatto, un dinosauro vuole invadere tutta la mappa del nuovo capitolo 3. Ok, intanto però
Qua c'è qualcuno. Allora, secondo me sbucherà da qua, ve lo dico, secondo i miei presentimenti che sono ovviamente sbagliati. Ok, allora ci andiamo noi. Vieni qui, Budino, vieni qui. Oh, non mi dire che te la stai camperando qui perché veramente mi arrabbio, No, penso se ne sia andato. Ok, e dove se n'è andato non si sa. Eccoti, via. Preso. Sì, ucciso, bro. Oh sì, quanto mi piace fare queste kill. Bene, dicevamo, quindi c'è questo dinosauro che vuole spodestare tutta la mappa, vuole impadronirsi della mappa. Però chiaramente, baby clombo, dovete capire che in fondo sono buoni, vogliono essere nostri alleati e noi a loro gli stiamo super simpatici. Beh, a meno che noi andiamo a sparare, chiaramente. Però questo è un altro discorso, senti. Quindi per difendere tutta la mappa e tutti i budini che giocano a Fortnite, per non farli distruggere da questo dinosauro, combatterà lui contro questo terribile mostro. E beh, chiaramente non si sa chi vincerà, perché potrebbe pure avere la meglio il dinosauro. E quindi nella season 2 sarà una season magari dominata da questo mostro feroce. Io spero proprio di no. Quindi mi raccomando, ti voglio super carico per questo evento. Ora ti chiederai, Joe, a che ora sarà? Te lo dico subito, alle ore 18 del 12 marzo. E sarà il preambolo, l'inizio dell'evento finale che ci porterà dalla fine della season 1 all'inizio della season 2. Infatti dopo questo evento ci saranno un'altra serie di mini eventi, come ad esempio Jonesy che viene nuovamente catturato dall'ordine immaginario, lo sapete, l'ordine dei sette. Però tutto inizia chiaramente con questo combattimento tra queste due creature mitologiche. Io veramente spero che vinca il baby clombo, anche perché il baby clombo lì è un po' come, avete presente, Goku, il figlio di Goku, quando lo vuole addestrare per farlo diventare forte come il padre. Ecco, quindi è nato da poco, ancora 2 mesetti e mezzo circa per diventare forte come il papà, e sono sicuro che ci diventerà. Quindi questo è un po' in sintesi l'evento del baby clombo. Però lì vedo un player che probabilmente mi vuole cecchinare, eh. Eh sì, vieni qua, vieni qui, vieni qui. Oh, non l'ho preso, l'ho preso, non l'ho preso più. Bene, complimenti. Ah, guarda lì, te ne stai scappando. E allora sai che ti dico? Io ti vengo a prendere. Però qui sento veramente player che jumpano, mi sto preoccupando, ve lo dico, eh. Ok, sta buildando, l'avete visto? Però a me viene meglio utilizzare il pompa che spara a raffica, perché con questo diciamo che sono un po' un abetto, però... è un altro discorso. Ehi, Budino, ma vi immaginate lo killo a noscoop, regà? Oh, quasi, eh. Se lo killo a noscoop, interrompo il video. Se lo killo a noscoop, interrompo il video. Non interromperò il video. Killato. Aveva anche i guanti mitici del signor Spider-Man. Ma allora prendiamoceli subito. Beh, devo dire che questa partita è cominciata molto molto bene. Allora, abbiamo questo qui che ti dovrebbe shieldare, penso, tantissimo. Che è quello tipo che spruzza tutto lo shield, che è veramente una cosa bellissima. Noi dovremmo essere in safe. La safe probabilmente si chiuderà a pinnacoli, quindi succederà un devasto, te lo anticipo. La safe che si chiude a pinnacoli è sempre molto molto frenetica. Intanto, mi raccomando, iscriviti al canale e ricordati di condividere il video con tutti i tuoi amici se ancora non l'hai fatto. E magari fammi sapere nei commenti se ti piacciono di più i video in cui parlo solamente, oppure mentre cerco di parlare, mentre provo a fare anche una vittoria reale. Secondo me questi sono molto più divertenti, però anche sono molto più difficili, perché voi lo sapete che, beh, sì, sono uno dei player più forti in Italia, però devo dire che ho ancora da migliorare. Anzi, se avete qualche consiglio da darmi mentre gioco, scrivetemelo qui sotto, che magari vi ringrazio pure nei video. Magari, Joe, ad esempio, devi utilizzare quest'arma, oppure se avete delle impostazioni, ditemi tutto. Poi direi di stare col cecchino pronto, che è quello che infligge molto danno, ecco, perché prima o poi sono sicuro che sarebbe sbucato un nemico che mi ha visto. Perfetto. Vieni qui, Budino, vieni qui, forza, ti aspetto. Che è successo? Mi sa che l'ha killato, eh. Mi sa di sì. Mantieni la calma, stai sereno, fai finta che non è successo nulla. Va bene, questa la potevo vincere, semplicemente che non ho buildato e insomma ho un po' missato i colpi. Quindi se qualcuno ha qualche consiglio per farmi migliorare la mira, me lo faccia sapere qui sotto nei commenti. Però detto ciò, ora vi immaginate, spettiamo questo player, no? Perché io lo vorrei spettare solo per vedere dove cavolo riesce ad arrivare e soprattutto come gioca. 500 mi piace, spetto i giocatori che mi uccidono in lobby. E magari chissà, troviamo quelli fortissimi, troveremo un nuovo membro del team. Se forte gli facciamo il provino, io ve lo dico. Lascia subito un bel mi piace, ne vedremo sicuramente delle belle. Ritornando all'evento del signor Baby Clombo, questo evento, una volta che si sfideranno, dovete capire che non finirà qui. Infatti il vincitore diventerà coprotagonista dell'evento del 19 marzo, ossia dell'evento finale definitivo della season 1 del capitolo 3. Quindi se ad esempio vincerà Baby Clombo, vedremo chiaramente Baby Clombo
che si alleerà con The Rock e Jonesy. Beh, una cosa simile io me l'immagino, come ad esempio che The Rock e Jonesy, per sconfiggere l'ordine immaginario e tutti i budini che sono contro di loro, si alleano con questo dinosauro e fanno un devasto. Beh, penso che sia anche possibile, non vedo The Rock che si allea con un T-Rex gigante, cioè mi sembra un po' strano. Beh, effettivamente però che si allea anche con un clombo non è che sia tanto comune come cosa. Come vedete c'è ancora il tornado, perché il tornado effettivamente non ha completato il suo compito definitivo nella mappa, e tu ti chiederai: ma ha già sciolto la neve, qual è il suo compito definitivo? Ebbene no, perché si dice che deve sciogliere la neve anche nelle parti di mappa che hanno ancora la neve. Quindi se ci per caso la parte in alto a destra è ancora ricoperta dalla neve, il tornado avrà proprio la funzione di scioglierla anche lì, perché si dice che ci dobbiamo preparare con l'evento della season 2 del capitolo 3, che sarà a marzo, alla mappa estiva. Quindi non ci deve essere neve, anzi mi sa che già vi posso dare qualche leak estivo. Anzi, sapete che vi dico, ve lo do nel prossimo video. Mi raccomando, lascia un bel mi piace, condividi il video con tutti i tuoi amici, fammi sapere qui sotto nei commenti se ti piacciono questi video in cui io provo a giocare, provo magari a fare vittoria reale, e ti ricordo di non mancare ogni giorno alle ore 14 su Twitch, perché lì se hai Amazon Prime ti puoi abbonare gratis, e alle 18 su YouTube. Quindi mi raccomando, non mancare, ore 14 Twitch, ore 18 YouTube, ore 14 Twitch, ore 18 YouTube. Faremo server privati, sfilate di moda. Ti aspetto, non mancare, per divertirci insieme. Ciao ciao!